a tutti. Buongiorno, benvenuti a tutti alla presentazione del gioco dell'amore del caso, il gioiello della drammaturgia settecentesca. Abbiamo qui di Marivaux, abbiamo qui oggi con noi il dottor Marco Giorgetti della Fondazione Teatro della Pergola, il regista Piero Maccarinelli e tutto il cast, tutti gli attori, Francesco Montanari, Antonio Lescova, Paolo Briguglia, Fabrizio Sacchi, Giacomo Costa che è lo scenografo, Emanuele Salce e Sandro Mabellini. Lo spettacolo sarà in scena, la prima sarà dopodomani e sarà poi fino in scena domani, a partire di domani, fino al 17 di febbraio. Vi ricordo che mercoledì alle 18 alla libreria Mondadori, Multi Center di Piazza del Duomo, ci sarà un incontro con tutti gli attori, il regista probabilmente non riuscirà a essere presente. Ci sarà Paola Jacobbi che mi sentirà dignamente. Magnifico. E quindi io a questo punto non perderei altro tempo e passerei la parola al dottor Giorgetti. Grazie, io solo per dire come l'importanza per il Teatro della Pergola, teatro rinato da un anno e mezzo, per volontà del Comune di Firenze e dell'Ente Cassa del Risparmio di Firenze, rinato dopo la dismissione dell'ETI e tutte le varie vicende di soppressione e quant'altro, e apertosi alla produzione esattamente con questo spettacolo. È stata la prima compagnia, il primo evento produttivo ad aprile dell'anno scorso, in una scommessa che Piero ha condiviso con noi. Abbiamo condiviso una prima parte di idea intorno a un titolo particolarmente interessante per molti motivi che poi Piero ci dirà, il gioco dell'amore del caso, e condiviso anche per la loro partecipazione, e sono loro che ringrazio oggi soprattutto qui, dagli attori, dagli artisti, dagli scenografi, da tutti coloro che hanno partecipato a questa prima produzione, non come a una produzione qualsiasi, appunto di un qualsiasi teatro, più o meno instabile o stabile, ma veramente come a un progetto che in tutte le sue caratteristiche corrisponde alla nuova realtà della Pergola. E quindi è molto importante per noi Milano, è importante questo teatro, e che ringraziamo per l'ospitalità in questo teatro. È importante perché è storia, ma al tempo stesso qualcosa che costruiamo da oggi con maggiore convinzione. Quindi è un ringraziamento e appunto l'importanza, sottolineare l'importanza di questa operazione per il teatro. Passo la parola a Piero, credo. Grazie Marco. La nostra gioia di condividere l'inaugurazione della produzione La Pergola era enorme, perché chiunque di voi abbia mai visto il Teatro della Pergola sa che gioiello di architettura sia. Alla Pergola avevamo anche il vantaggio di avere un meraviglioso sipario storico che abbiamo usato in occasione della prima del gioco del caso, e la scommessa di partenza era quella di prendere un capolavoro della drammaturgia del Settecento francese, farla tradurre da un autore italiano contemporaneo appositamente per noi. L'autore è Giuseppe Manfredi, che è un noto drammaturgo che raramente si presta alle traduzioni, ma in questo caso ci si è dedicato e l'ha tradotto su misura per noi. Coinvolgere una serie di artisti intorno a questa operazione, come Gabriella Pescucci, che è un premio Oscar, che ha fatto i costumi di questo spettacolo, Giacomo Costa, che è un artista molto importante del panorama italiano, ad Arte Fiera quest'anno a Bologna le sue fotografie furoreggiavano anche a livello di prezzo, grazie Giacomo, e Giacomo ha inventato per noi questo fondale, una specie di light box, un enorme light box, che riprende un giardino all'italiana. Siccome la prima è stata a Boboli, la prima è stata a Firenze, l'ispirazione iniziale è stata al giardino di Boboli, questo meraviglioso giardino all'italiana, che poteva essere il fondo di una villa del Settecento, però anche in questo caso reinterpretato attraverso l'intervento magistrale di Giacomo,
con delle luci che all'interno di questo light box consentono a questa fotografia di spaziare dall'alba al tramonto alla notte, seguendo gli stati d'animo dei personaggi in scena. Ci sono dei momenti cupi, tenebrosi, perché come dice il titolo è un gioco dell'amore del caso, e nel gioco dell'amore del caso c'è l'ansia del rifiuto, l'ansia dell'abbandono, mi vorrà bene, mi amerà, non mi amerà, le paure, le angosce, oddio non sono all'altezza, quindi c'è la parte nera. Poi c'è la parte rosa, di divertimento, perché tutto nasce intorno a un geniale equivoco che Marivaux crea. Cioè, siamo in una famiglia, in due famiglie dell'aristocrazia francese nel 1730, per noi oggi due famiglie dell'alta borghesia. Deve avvenire una fusione societaria fra i due padri. Questa fusione societaria deve essere agevolata da un matrimonio fra la figlia di uno e il figlio dell'altro. I due però vogliono conoscersi prima di accettare questo deal, come lo chiameremo oggi. Vogliono capire se il loro amore può essere vero, non accettano di essere solo merce di scambio. E allora decidono astutamente, all'insaputa l'uno dell'altra, di arrivare travestiti da servitori per mettere alla prova il vero l'innamorato o l'innamorata, per capire se sono interessati solo al ceto o sono interessati anche all'amore disinteressato, per capire se l'amore davvero può scattare al di là della fusione societaria. Mi parlo in termini contemporanei, ma Marivaux userebbe altri termini molto più eleganti, molto più adesso siete, ma questa commedia trae spunto, parte dalla commedia dell'arte italiana. È scritta appositamente per gli autori della Comédie Italienne a Parigi nel gennaio del 1730, il 23 gennaio, che è il giorno dopo il mio compleanno, ed è il giorno del compleanno di Rita Cicero, che è l'ufficio stampa del Manzoni, viene rappresentata per la prima volta questo gioco dell'amore del caso. Ha un successo clamoroso e viene replicato per tantissimi anni. In Italia è stato poco rappresentato, perché è sempre stato considerato in qualche modo un esercizio accademico per dei giovani attori, per cui diventava oggetto di saggi di fine anno, di compagnie amatoriali, e non è mai stato dato una volta sola. Sandro Sequi fece una bella regia anni fa del gioco dell'amore del caso, molto importante, ma altri Marivaux sono arrivati in Italia con regie più importanti, come la Dispute, con la regia di Patrice Chéreau. No, scusa, a mo' di completezza, però nel 1993 Massimo Castri lo fece come saggio. Lo fece come saggio. Come saggio. Quindi questa è la notazione precisa. Non era un saggio, non era uno spettacolo. Ah. Lo spettacolo fu quello di Sequi e, ripeto, altri spettacoli importanti di Marivaux sono arrivati in Italia, le false confidenze con la regia di Servillo, il trionfo dell'amore con la regia di Vitesse, la Dispute con la regia di Chéreau, quindi parliamo di un autore di grande levatura, questo Pierre de Marivaux, Pierre Chamberlain de Marivaux, è un grande autore. Però questo gioco dell'amore del caso, a parte questa bellissima edizione di Sequi, ma che risale credo a una ventina d'anni fa, se non vado errato, non è più stato frequentato dalle compagnie di grande importanza. Parlando con Marco, cercando un progetto giusto per la Pergola, che doveva in qualche modo unire dei giovani talenti già affermati, come appunto Montanari, Briguglia, Liscova, Sacchi, Salce, Mavellini, abbiamo pensato che questo poteva essere il testo perfetto per l'operazione Pergola, giovani attori, giovane compagnia, anche se affermata, giovane anagraficamente, nel senso sono tutti molto giovani. E abbiamo scelto questo progetto. Ci siamo molto divertiti, abbiamo molto faticato, il primo anno è stato un pochettino più faticoso perché ancora non ci conoscevamo, non c'era questa confidenza che poi si è creata fra noi. Quest'anno, questo secondo anno della ripresa, ci conosciamo meglio, quindi è più facile parlarci, sappiamo meglio come relazionarci l'uno all'altro,
Abbiamo già ripreso lo spettacolo a Verona, al Teatro Nuovo, in altre città di Castello, in altre piazze, ed è stato un ottimo successo e siamo particolarmente felici di approdare al Manzoni, dove la nostra amica signora Foscale ha voluto ospitarci e la ringraziamo. Passo la parola a Francesco Montanari. Così. Decido. Ah no, aspettate, prendete i personaggi. I due aristocratici, o comunque i due rampolli che dovrebbero sposarsi, sono Antonia Liscova e Paolo Briguglia. Il padre di Antonia Liscova è Emanuele Salce, che è un giovane ragazzo, in realtà, ma ha un trucco che gli consente, una voce anche, che sentirete che voce tonitruante, che gli consente di recitare molto bene il ruolo del padre. C'è un fratello della ragazza, che è Sandro Mabellini, che è un fratello spiritoso, ironico, che si diverte molto a vedere questo gioco dell'amore del caso, perché pensa che tutta questa vicenda di travestimenti avrà degli sviluppi abbastanza interessanti, e quindi ogni tanto prende appunti, certifica, una specie di piccolo chimico dei sentimenti che sta lì ad analizzare i sentimenti degli altri senza farsi coinvolgere però in prima persona direttamente. Poi abbiamo i due per Marivaux servi dichiaratamente, cioè Arlequin Bourguignon, che sarebbe Francesco Montanari, che per noi è Borgezio ed è il segretario però di Dorante, e la servetta di casa, che per noi è la dama di compagnia o segretaria particolare della signora, che è Fabrizia Sacchi. Abbiamo deciso, per aiutare anche la comunicazione di questa bellissima traduzione di Manfredi, di usare delle leggere venature dialettali per quanto riguarda i servi. La prima pièce ha quasi un anno ormai dal debutto in teatro, pregi e difficoltà che ha riscontrato il teatro. E poi in realtà non è proprio il primo approccio teatrale, il primo approccio è come produttrice. Volevo capire se era da lì che era nata la passione per il teatro e la voglia di provare in prima persona. Grazie. Ciao. Diciamo che è molto più complicato, nel senso non si può rispondere a un attore che magari ha paura di fare il teatro che non sia un attore completo, perché io ho fatto veramente un grandissimo lavoro per questo, ribadisco, sento veramente il bisogno di ringraziarli tutti, perché sono comunque tutti dei grandissimi attori che hanno fatto tantissimo teatro. Io veramente devo dire che sono rimasta anche molto sorpresa da me stessa, perché la mia timidezza sul palco era veramente immensa, e Piero lo sa perché abbiamo fatto una lettura durante il Festival della Letteratura Massenzio a Roma, e devo dire che sono stata veramente male una settimana prima, ed era una cosa di intervento di 20 bene. Minuti. Hai fatto Cristo? Sì. E quindi è una cosa meravigliosa, perché ogni sera, diciamo, il teatro è bello per questo, perché ogni sera c'è il pubblico diverso. Ogni sera, ogni giorno sono io che sono diversa, i ragazzi sono diversi, sono magari un po' più stanchi o meno stanchi, sono più energici, sono più allegri, sono... quindi ogni sera è una cosa nuova. Invece diciamo nel cinema, la televisione, insomma, ogni giorno diciamo che è la macchina da presa, si può ripetere la cosa, in teatro purtroppo non si può, quindi anche la tensione veramente di sbagliare, di dimenticarsi qualcosa, di avere la prontezza di andare avanti, perché quella è forse invece di guardare il pubblico e dire scusate, perché verrebbe naturale dire scusate, ho sbagliato, invece bisogna andare avanti, insomma. E questa cosa della produttrice, no, io ho prodotto questo spettacolo, diciamo, perché è nata una cosa così a casa, tra amici che comunque siamo anche colleghi, è uscita fuori, diciamo, questa cosa della difficoltà oggi di produrre uno spettacolo teatrale. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be